tutti ragazzi e bentornati dopo quasi una settimana, ma non vi mancava alcun To Glory. Siamo all'episodio numero 7, se non sbaglio siamo in divisione 8. Ricapitoliamo in breve cosa è successo nello scorso episodio. È andato via grazie a voi, grazie al sondaggio sullo Stropol, il nostro terzino sinistro, e ho deciso di aggiungere la nostra Rosa One Jesus, pagato più o meno 1500 crediti. E così ho potuto spostare Leandro Salino sulla destra, che fa intesa con One Jesus, e in più c'è Koulibaly a sinistra, fa triple intesa con Neto. Quindi secondo me abbiamo sistemato la difesa, manca soltanto adesso il terzino sinistro. Ovviamente One Jesus ci toglie 20 punti, dato che è un oro raro. Però, dato che nello scorso video avete raggiunto 2800 like, anzi 2900 quasi, per 100 like in più non abbiamo 5 punti in più, ne abbiamo soltanto 4, quindi eravamo 21 meno 21 più 4, 5, quindi abbiamo 5 punti per cominciare questo episodio, per i prossimi giocatori ovviamente. La sfida di oggi me la propone Poppy, che mi dice di segnare in una partita ovviamente solo con il gol della merda. 10 punti se vinco, 8 punti se pareggio e 7 punti se perdo. È una sfida secondo me molto divertente, quindi speriamo di farla, di riuscirci e di vincere ovviamente, perché in questo episodio dobbiamo fare più punti possibili, sia per arrivare in divisione 7, ma anche perché poi abbiamo bisogno di crediti, di punti, per comprare ovviamente nuovi giocatori. Raga, adesso basta con le chiacchiere, vediamo di rompere il culo a un po' di gente su Ultimate Team. Cerchiamo il primo sfidante e vediamo se accettiamo adesso o dopo la sfida di Poppy. Solo gol della merda, sarà divertentissimo. Allora, primo sfidante trovato, vediamo. No, mai, non posso farlo quel gol della merda. Vediamo successivamente. È un 5-2-2-1. Non sarà facile batterli. Proviamoci, vediamo di fargli il culo. Vamos raga, si comincia, vediamo di vincere raga sta partita. Sarà molto difficile dato che la nostra rosa è molto inferiore alla sua, però proviamoci. No, 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 questi gol non sono prendibili, no. Vaffancuore, 1-0 per l'avversario. Ma dai, ma non si può prendere un gol del genere. Ma il portiere cosa fa? Ma dorme, dorme, dorme. Fai Leandro Salino! No! Dai che la tiri in campo, bravo Sinclair. Deve in velocità. Dai Sinclair! Ancora lui? Riesce a metterla dentro sul secondo palo, che brutto cross. Che è la Rondon? Girati. Vai Rondon! Vai Rondon! Vai Rondon! La palla è entrata! 1-1! La prepotenza e la forza fisica di Rondon! 1-1, qui non si perde, qui si castiga. Così a caso. No, 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 dai Neto. Occhio, no, 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 no. E la madonna se col... Mamma mia, Koulibaly. No, che cazzo. Vai Leandro Salino. Vai Leandro Salino, in tre volte scivolata. Il lancio poi per Rondon. Dai Rondon, dai che ce la fai. Dai che ce la fai Rondon. Girati, molto bene, Rondon fa tutto da solo, è in aria, Rondon la mette dentro, non passa, Rondon, ma vaffanculo. Diage, Diage, fa tutto da solo, Diage, calcio di rigore al 65esimo minuto. Buttalo fuori quel lento di merda, batte Rondon, questa non ha possibilità di fare la tripetta, ce l'abbiamo. Dai Rondon. Rondon. Sulla destra! Rondon! 2-1! Qui non si molla mai! Rondon! Wow, raga, è una squadra straforte rispetto alla nostra! 2-1! E il vantaggio dei Warriors! Rincon! Kane! Rondon! Dentro per Rincon! Rincon! Rincon col palma vaffanculo, che piedi! Che cazzo succede? Bravo! Via la palla! Via la palla! Vai Sinclair, vai Kane! Kane! Si gira benissimo! C'è Rondon dall'altra parte, vi faccio fare la tripletta! C'è Rondon, Kane, Kane! Per Rondon! Tripletta per Rondon! E forse la chiude! Rondon! 3-1! Mamma mia! Grande partita! Giocata davvero alla grande! Questo è il gol della merda che devo fare nella sfida, però naturalmente non conta la sfida perché penso di accettarla nella prossima partita o in quella dopo ancora, ovviamente. Ma qui c'è un 3-1 importantissimo contro un'ottima squadra. La palla è per Chalobah. Chalobah! Mamma mia!
Zaloba! Possiamo chiamarlo anche quasi skill goal, raga. Ma cosa ha fatto Zaloba? Bam! Pum! Doveva tirarla al volo, forse ancora più bella. Ma che gol di Zaloba! Mamma mia, 4-1! 4-1, una partita giocata alla grande. E ci portiamo a casa un punto per la tripletta, un punto per la vittoria. E basta, purtroppo. Si porta a casa il pallone Salomon Rondon. Sono davvero molto contento perché ha giocato davvero una gara fantastica. E quindi ai 5 punti che avevamo inizio episodio ci aggiungiamo 2 punti per la vittoria e la tripletta, e siamo a quota 7 adesso. Ciao Rondon. Il peggiore in campo della partita è Rincon addirittura. Brutta roba. Raga, 9 punti, ci mancano 3 punti per la promozione e 6 punti per il titolo. Sono davvero molto soddisfatto della vittoria, raga. Ho giocato davvero bene, sono molto contento. E non ho visto lag, niente, quindi buono, buono. Allora, andiamo a cercare il secondo sfidante. Abbiamo 7 punti, abbiamo detto, ma dobbiamo ancora vedere se accettare la sfida adesso o nella prossima gara, nell'ultima. Vediamo di trovare uno sfidante con una squadra un po' più scarsa, dai. E quel Gervinho ATT IF mi fa un po' paura, quindi decido di accettare nella prossima allora la sfida. Vediamo di vincere sta partita. Bella palla, dai Sinclair, ma non è fallo, idiota! Fermate Candreva, fermatelo! Ma dai Neto, ma era centrale quel tiro, era centralissimo! Che palle Neto! Madonna, ne combini uno ogni volta. Dai Kane, bruttissimo fallo. Vai Rondon, dai Rondon, dai. Rondon. La magia, ma dai, ma che culo del... Bella palla, vai Rondon, spacca la porta. Bella palla, vai Zaloba. Palla alta, si libera della... ma che palle, è fallosissimo comunque questo avversario, raga. È veramente troppo falloso. Ma non lo ammonisci, no? No, va bene. Bruttissimo primo tempo, raga. Cioè, bruttissimo. Ho giocato anche bene, ma non riesco a segnare. No, Kane, non puoi allungartela così. Dai Rondon. Ah, palla alta. Non puoi sbagliare tutti i passaggi. Tutti, no. Qualcuno, sì, ci può stare. Bravo, Rondon. Dai, Rincon. Guarda il tuo connazionale. Ma una palla un po' più bella potevi dargliela. Dai, Kane. Ma le prende tutte Andanovic. Sinclair! L'ha presa il difensore sulla linea, Sinclair! Ma non ci credo! Cosa ha preso Andanovic? Kane! Cos'è? Ah, non è niente? Ok. Molto bene! Dai One Jesus! Palla fuori! Ah, vaffanculo! Era una bella partita, davvero. Complimenti ai miei ragazzi, ragazzi. Secondo me abbiamo giocato una gran gara, sono contento. Nonostante la sconfitta, però, meritavamo molto di più. Molto molto di più. I peggiori in campo sono Diage e Koulibaly. E siamo ancora fermi a 9 punti. Speriamo di guadagnarci i 3 punti nella prossima gara. Speriamo. Raga, ho cambiato allenatore, ho messo Pioli che avevo in squadra. Sicuramente sarà uscito quando abbiamo fatto il draft. Ho sistemato i contatti eccetera. E andiamo a cercare il terzo sfidante. E naturalmente la sfida di Poppy che mi ha lanciato verrà fatta, verrà presa in considerazione in questa ultima gara. Speriamo bene, vi voglio carichi, raga. Spolliciate se non l'avete ancora fatto. Non ci posso credere, ma dopo 8 minuti ho trovato un avversario. Che squadra ha? Che palle! Che palle! È straforte anche questa, madonna. Sfida accettata, ovviamente. Forse era meglio accettarla nella prima partita a sto punto. Raga, speriamo bene. Solo gol della merda. Ok, calma. Dai, là dentro. Dai qua, ok. No, ah, ok. Ma se mi danno il rigore come faccio? Tanto non lo prenderò mai. Però se mi dovessero dare un rigore non posso fare il gol della merda sul rigore. No, subito no come ogni partita. Che culo. Lancialo. Vai Rondon. Non sei in fuorigioco, tranquillo. Vai Rondon. La solita finta. Ma dai, ma che palle. Ma adesso cosa faccio, raga? Rigore. Cioè, sono contento perché comunque sono contento. Però se non mi date tutte le info per le sfide non va bene. Perché ad esempio adesso cosa cazzo faccio? Segno, ovvio. Spero almeno. Harry Kane contro Buffon. Harry Kane lo spiazza e mette avanti e porta avanti i Warriors al 13° minuto. Raga, se nella sfida
Poppy dava maggiori dettagli, ero più tranquillo. Così non so che farci. Ovviamente proverò su Azione a vincere la partita facendo il gol della merda. No, Morranno! Bravo Neto! Sì, ciao, bravo Neto una volta. Ok, 1-1, calma, segnato Pjanic. Calma, calma, calma. Rincon, Kane, ma dai, ma appoggia al tuo compagno, è stravicino. Cazzata colossale, Morata! No, me l'ha fatto lui il gol, bravissimo! Juan Jesus, fenomeno! Non ci stiamo riuscendo né con la sfida né anche a vincere la gara. E io sono alquanto incazzato. No, 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 malatte. Bravo Neto. Ma dai, raga, non ne prendono una i miei. Non ne prendono una, non ne prendono una. Dai, ma perché ti sposti? Ma vaffanculo, che partita di merda. Ho giocato da schifo. Raga, se vogliamo continuare a vincere, ricominciare a vincere, devo fare qualcosa. Questa squadra non va per niente bene. E gli avversari iniziano a avere delle squadre comunque abbastanza competitive e dobbiamo iniziare a cambiare qualcosa. E io ho giocato veramente male in questa partita. Anche se i suoi giocatori ovviamente sembravano delle belve. Non perdevano un contrasto, non sbagliavano un passaggio. Onore al mio avversario. Naturalmente perdo anche la sfida. Peggiore in campo? Oh, mi hai rotto il cazzo comunque, Neto. Hai rotto veramente le palle, non ti sopporto più. Peggiore in campo Leandro Salino, ma ha giocato discretamente, raga. Comunque, Leandro Salino. Naturalmente farò lo straw poll a fine episodio, naturalmente lo trovate nei commenti, per vedere il giocatore da togliere dalla rosa. Nel prossimo episodio voglio la divisione 7 a tutti i costi, raga. Conti quel che conti, io nel prossimo episodio sarò in divisione 6. Abbiamo perso troppe partite, raga, troppe. Dobbiamo... So che le sfide a me piacciono davvero tanto. Datemi dei consigli anche voi. Fate magari qualche sfida un po' più semplice. Sì, questa qua diciamo che era anche semplice, ma il mio avversario era anche forte. Magari potremmo fare che la sfida vale per tutte e tre le partite. Ad esempio, se voi mi date la sfida di fare tipo quella di oggi, gol della merda, io posso farla, posso provarla in tutte le partite, non soltanto in una. Così magari da facilitare anche... La buona riuscita della sfida, non so, fate voi raga, consigliatemi qualcosa. Però le sfide vorrei lasciarle perché mi intrigano tanto. Ovviamente più sono facili le sfide e più sono sicuro che posso riuscirci per migliorare la rosa. Troverete naturalmente lo straw poll qui sotto, vi chiedo di spolliciare, mi dispiace che non sono riuscito a vincere. Non so chi andrà via nel prossimo episodio, io ho bisogno di un esterno destro e un terzino sinistro per avere almeno 100% di intesa. Fatemi sapere voi, tramite il sondaggio ovviamente, chi uscirà. Mi raccomando, hashtag sfide, scrivete la sfida e ovviamente se avete anche dei consigli per come gestirla e ovviamente ascoltando anche quello che ho detto io, quello di magari portare la sfida in tutte e tre le partite. Ovviamente non se la rispetto in una, non la faccio nelle altre. Però non c'è bisogno che io scelga una partita, quindi magari tipo quello di oggi, gol della merda, se iniziavo a fare una prima partita, buono, vincevo quella e nelle altre due continuavo a giocare normalmente. Se avete dei consigli per migliorare la serie, continuate a scrivere qui sotto, mi raccomando spolliciate perché è davvero molto importante. Abbiamo soltanto 7 punti, quindi non so se riusciremo a prendere un altro giocatore, magari un argento. Se arriviamo a 10, ma ovviamente voi dovete spolliciare a manetta perché dobbiamo arrivare almeno a 3000 mi piace per avere più punti possibili per poi comprare un nuovo giocatore. Adesso è tutto, io vi chiedo di passare le social se non l'avete ancora fatto, è davvero molto importante. Quelli che uso di più in questo momento sono Snapchat, Twitter e Facebook ovviamente, come sempre, anche Instagram. Abbiamo superato i 49.000 iscritti, non dimenticatevi di condividere il video e di iscrivervi al canale. Vi mando un abbraccio enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Nel prossimo episodio voglio vincere.